Gloria al Signore. Abbiamo già cantato, abbiamo già lodato il Signore, siamo entrati nello spirito di questo bellissimo culto che il Signore ci dà grazia di offrirgli stasera. Vogliamo con tutto il cuore adorare il Signore, dimenticando tutto il resto. È vero che la giornata di domenica generalmente le persone hanno dimenticato i problemi di ieri, dei giorni precedenti, però ci può essere qualche cosa che può turbarci, mettiamole da parte e adoriamo il Signore con tutto il cuore, con serenità, sapendo che Gesù è in mezzo a noi. Signore, noi ti ringraziamo per la tua grande benignità e ti preghiamo che in questa sera, come già sentiamo la tua dolce presenza in mezzo a noi, tu voglia continuare a benedire le anime nostre mediante la tua presenza e la tua parola. Fa che il canto, le preghiere, tutto quello che noi leviamo a te, le testimonianze, possano essere un mezzo di lode verso di te e un mezzo di edificazione l'uno per l'altro. Benedicici e guardaci e consolaci nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantiamo l'inno 471. Inno 471. Accomodatevi con questo sentimento di lode, vogliamo continuare a lodare il Signore con l'inno 454, inno 453, chiedo scusa, 453. Ora
Leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 10, un brano che abbiamo già letto, se la memoria non mi inganna, qualche mese fa. Ci ritorniamo. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 10. Atti degli Apostoli, capitolo 10, leggiamo dal primo versetto al versetto 5. Ora vi era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta l'Italica, il quale era pio e temeva Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: Che c'è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come un ricordo davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone coiaio, che ha la casa presso al mare. E come l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenevano del continuo presso lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Andiamo al versetto 29. E per questo, che essendo stato chiamato, è Pietro che parla, venni senza fare obiezione. Io vi domando dunque, per quale motivo m'avete mandato a chiamare? E Cornelio disse: Sono appunto adesso 4 giorni che io stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli alberga in casa di Simone Coiaio, presso al mare. Perciò in quell'istante io mandai da te e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui, presenti davanti a Dio, per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. Andiamo al versetto 44. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: Può qualcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. La storia, il racconto della conversione del primo italiano. Cornelio, il nome latino, ne fa chiaramente un italiano. L'appartenenza ad un'unità militare del tempo chiamata l'Italica conferma, probabilmente era una coorte formata tutta da italiani. È il primo italiano, stando alle scritture, ad aver accettato Gesù come personale salvatore.
era stato preceduto da un altro militare e politico, ma di quello forse è meglio non parlare, Ponzio Pilato. Parliamo dell'italiano che ha accettato Gesù, Cornelio, il primo di una lunga serie, poiché non si sa, o perlomeno non è notizia comune, ma è sicuramente un dato storico. Nel corso dei secoli l'Evangelo è stato annunciato anche nella nostra nazione, nel nostro paese. Stando al Nuovo Testamento scopriamo che a Roma, per esempio, c'era una folta numerosa e fervente comunità di cristiani rigenerati per la potenza dello Spirito Santo. Ma se continuiamo il nostro cammino scopriamo che nel Medioevo vi erano credenti che servivano il Dio, riponevano la loro fiducia nella parola di Dio, che furono perseguitati per questa loro fede nel Signore e furono fedeli testimoni. Se continuiamo a leggere, che se ne dica, anche in Italia c'è stata una riforma. Nel 1500, nel 1600, anche in Italia sono stati accesi dei roghi sui quali, ahimè, hanno testimoniato la loro fede con il martirio tanti nostri connazionali. Se andiamo avanti nei secoli, nel 1700, nel 1800, l'Evangelo per la prima volta raggiunge tutta l'Italia, fu unita nel 1860 e iniziarono i missionari a recarsi dal nord al sud, annunciando l'Evangelo della grazia. E poi è accaduto quello che è accaduto nel passo che abbiamo letto. Così come Cornelio dovette accettare Gesù lontano, a Cesarea, dall'altra parte del mare, così all'inizio di questo secolo qualcuno ha dovuto accettare l'Evangelo dall'altra parte dell'oceano. Ed è per grazia del Signore iniziato un risveglio del quale mai se n'era sentita menzione nel nostro paese e in tutto il mondo. Sono venuti dei contadini emigrati in Italia con un carico di Bibbie, sono venuti con delle valigie piene di Bibbie per dire che il Signore è vivente e salva. Ridevano perché erano semi analfabeti che leggevano la Bibbia e la spiegavano. Ed erano dei semi analfabeti che spiegavano, leggevano e spiegavano la Bibbia ad altri semi analfabeti, se non addirittura analfabeti. Hanno riso, osteggiato, sono passati gli anni. Siamo stati studiati, siamo stati intervistati. Di noi è stato scritto sui libri, non so se questo è importante o meno, ma possiamo dire che nel nostro paese, come in tutto il mondo, ancora oggi, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Alleluia! Questa storia è entusiasmante, ma non è entusiasmante per un motivo etnico o peggio ancora nazionalista, per carità assolutamente. È entusiasmante, fratelli, perché è la storia di un uomo che fu evangelizzato direttamente dallo Spirito Santo. È una storia che è una lezione d'umiltà magistrale per tutti i predicatori, per tutti noi credenti. È un racconto di un fatto vero, è un racconto storico che ricorda a tutti noi che ancora prima che le nostre parole arrivino alle orecchie delle persone, noi siamo stati preceduti dall'Iddio creatore del cielo e della terra. Per questo motivo è una storia che allarga il nostro cuore, è una testimonianza che ci accende di entusiasmo, perché misuriamo le nostre limitazioni, ma noi sappiamo che dove non possiamo arrivare, lì il Signore è già presente. Alleluia! E dunque è una storia, dicevo, che allarga il nostro cuore, che ci riempie di entusiasmo, ma io mi auguro che oltre l'entusiasmo è una storia che genera in noi una fede sempre più forte nella potenza del nostro Signore Gesù e nell'opera dello Spirito Santo. Grazia, grazia che raggiunge Cornelio, centurione, che viveva a Cesarea, dunque militare, che viveva in una località che era il centro politico della Palestina. Al tempo il procuratore non stava a Gerusalemme, Ponzio Pilato non abitava a Gerusalemme, abitava lì, Cesarea, sul mare, nella pianura di Saron. Quindi era un soldato che aveva una certa responsabilità, comandava, era centurione, io non so, non ne capisco di queste cose, sarà stato comandante di battaglione oggi, sicuramente,
era un uomo che aveva una certa agiatezza economica, visto che aveva dei servitori in casa e dei militari che lo servivano, che gli erano preposti al servizio. Oggi forse non riusciamo a cogliere l'aspetto, ma se noi pensiamo com'era un pagano al tempo, ma se dobbiamo essere sinceri anche oggi di pagani, insomma, mi pare che guardandosi attorno ce ne sono brutture, è vero? Ma se pensiamo come poteva essere al tempo, era una mentalità totalmente diversa, e scoprire quest'uomo che per cultura, per estrazione, per formazione, per mestiere o professione, per tutto questo era esattamente il contrario di ciò che l'Evangelo insegna. Lo vediamo in queste piccole iniziali pennellate dello scrittore, descritto come pio che temeva Dio, rimaniamo a bocca aperta. E, ripeto, scopriamo innanzitutto l'esigenza universale, l'esigenza che ogni uomo ha di Dio. Noi avremmo detto, se fossimo stati ebrei del tempo, è un soldato, è occupante, è un tiranno, lui non ha alcuna sensibilità nei confronti di Dio. Noi avremmo detto è un pagano, è un violento, è un malvagio, è uno di quelli che comanda i soldati quando vengono a intervenire, a sedare le manifestazioni. Lui è malvagio, lui è cattivo, e avremmo segnato con una croce rossa Cornelio. Per noi è chiuso. Eppure leggiamo che quest'uomo aveva una sincera, reale esigenza di Dio. Noi ci fermiamo alla maschera. Dio conosce il cuore. Noi ci fermiamo al massimo alle parole. Dio pesa i pensieri. Noi distinguiamo, tranciamo, giudichiamo buoni e cattivi. Agli occhi di Dio siamo tutte creature sue. Cornelio era partito con un carico di divinità, era soldato, suppongo che era devoto alla dea Roma, innanzitutto al suo imperatore. Non sappiamo come, non sappiamo in quale momento, una cosa è certa: quest'uomo aveva delle domande, quest'uomo aveva delle esigenze, quest'uomo aveva una preghiera segreta che nessuno attorno inizialmente conosceva, ma che Dio ben ascoltava, e lo raggiunse prima di Pietro, e lo raggiunse prima dell'Apostolo. Vi è, dicevo, un'esigenza universale in tutti gli uomini di Dio. Diceva quel tizio, è una frase un po' effetto, però è bella, che nel cuore dell'uomo vi è un vuoto a forma di Dio. È una frase d'effetto, ma è vero. In ogni uomo, anche il più malvagio, vi è lontano, nel cantuccio più segreto del cuore, nell'angolo più remoto della mente, lì vi è nascosta sotto l'incrostazione del male, ma lì vi è una firma, ed è la firma del Creatore. Un cuore abbrutito dal peccato, un cuore deluso, un cuore lontano da Dio, è come un quadro, una tela sulla quale è stato dipinto e ridipinto. Ciò che è sotto è rimasto incrostrato con quello che è sopra. Però ci dicono gli studiosi che oggi si può fare un miracolo con la tecnologia. Si può, con delle apparecchiature particolari, guardare, risalire a quello che c'è sotto e scoprire dunque l'opera, il capolavoro dell'artista sotto la crosta del dilettante. Voi pensate, sorelle e fratelli, che gli occhi di Dio non siano in grado di guardare nell'interno del nostro cuore? Voi pensate, fratelli, che lo Spirito Santo non sia in grado di scrostare un'anima e di fare risaltare imperioso il desiderio, grande l'esigenza di Dio? Per ognuno di noi che è nato di nuovo è stato così, è vero? E quell'uomo, dico Cornelio, non solo ci parla di questa esigenza universale, ma ci parla della potenza spirituale della parola di Dio. In qualche modo entrò in contatto con gli ebrei di Cesarea.
dice il testo, che era pio ed era timorato di Dio. Sono delle parole che nella Bibbia hanno un significato ben preciso, vuol dire che conosceva la Bibbia, l'Antico Testamento, che era entrato in contatto con i giudei e che aveva accettato l'Iddio della Bibbia come suo personale Dio. Com'è possibile? Già, non ve lo so spiegare. Una cosa è certa, la parola di Dio, oltre che scrostare e riportare in superficie quella firma di Dio che è nel nostro cuore e mettere nella nostra mente il desiderio di sapere, di conoscere il senso della vita, perché esisto o se veramente dopo la morte finisce tutto, se esiste un Dio, esiste in cielo un Dio che dà serenità, pace, finalmente quiete alla mia anima. Oltre a questo, la parola di Dio fa ben altro. Taglia e divide il nostro cuore, i nostri pensieri, tagliando ciò che è inutile, fa risaltare ciò che è utile. Come accadde che un pagano completamente ignaro, avulso, estraneo alla grazia di Dio mi diventa pio e timorato, e neppure leggendo l'Evangelo, soltanto l'Antico Testamento? Ma perché il Levitico riesce a fare pure questi miracoli? Qualcuno gli avrà parlato dei sacrifici. Voi fratelli mi capite bene, vero? Quanti di voi avete letto più di due volte l'anno il Levitico? Dopo il terzo capitolo, tutti quei sacrifici, mi viene il mal di testa, fratello Cusumano. Beh, alle volte pure a me, sinceramente, mi ingarbuglio un po'. Evidentemente, può accadere che la lettura di Ezechiele, il capitolo 1 di Ezechiele, la visione dei cherubini, le ruote, le ali, quella cosa così complessa, può accadere? Noi facciamo una grande confusione fra l'essere teologo e l'essere figliolo di Dio. Al nostro Dio basta poco per operare nel cuore di chi lo cerca con tutta l'anima. Al cospetto di Dio c'era un uomo, un pagano che diceva: dimmi se esisti. Al cospetto di Dio c'era una preghiera che si elevava, che forse suonava così: io non lo so, non so se tu sei vero, se tu esisti, io avevo tante divinità, ora mi dicono che ce n'è una, ma se tu ci sei, se tu esisti, aiutami. E queste preghiere sono esaudite al cospetto del Signore. Non eravamo teologi, nessuno di noi lo era, probabilmente nessuno di noi mai lo sarà. Forse della Bibbia non sappiamo tutto e non sapremo mai tutto e non sapremo spiegare tutto, ma una cosa possiamo dire della parola di Dio? Quella sì, è stata sufficiente per parlarci di Gesù, per aprire i nostri cuori. Abbiamo creduto e il Signore è stato fedele e ci ha risposto. Una grazia che prepara, chissà. Se stasera fra noi vi è qualche amico per la prima volta che si riconosce in questa storia, qualcuno fra noi che ha tanto ricercato, che ha tanto chiesto, pregato al Signore e stasera è qui perché qualcun altro lo ha portato, chissà se fra noi c'è qualche Cornelio. Bene, a questo Cornelio che è fra noi e a tutti noi, il passo ricorda che la grazia non solo raggiunge quando noi meno ce lo aspettiamo, ma la grazia ci prepara. Perché attenzione, noi avremmo detto: ottimo, Cornelio, va tutto bene, temi Dio, sei bravo, fai l'elemosine, preghi. Già, per noi la sua condizione era auspicabile, per il Signore non era soddisfacente, lui doveva conoscere ancora di più. Alle volte ci fermiamo al primo stadio: io ho fede, io prego, io lo sento Dio. Ma non è tutto, perché è scritto nel Nuovo Testamento che le cose che non sono mai salite in cuor d'uomo, che orecchio non ha udito, quelle cose sono quelle che Dio ha preparato per coloro che credono in Gesù. C'è un'opera che deve essere completata, c'è un'opera che deve essere chiusa, c'è un'opera che il Signore deve letteralmente ancora completare. E così, mentre era a casa e pregava, Dio ascolta le preghiere dei pagani? Sì. Dio ascolta le preghiere di coloro che nulla sanno della sua grazia? Sì. Così che il Signore decise:
visto che non c'era una comunità lì nei pressi, e visto che non c'era una missione della evangelica nei pressi di Cesarea, mandò qualcuno dal cielo. E mentre era a casa, egli vide chiaramente un angelo in vesti risplendenti che gli disse: Cornelio. Ah, come farò ad accettare l'Evangelo? Come farà quel mio conoscente ad accettare l'Evangelo? Che preghiere strane alle volte, come farà? Ma il Signore è in ogni luogo. E quando noi siamo deboli e veniamo meno, ci sono degli angeli che vengono dal cielo. E un angelo gli apparve, era risplendente. Guardate, la prima cosa che dobbiamo cogliere, la certezza che le preghiere sincere sono esaudite. La preghiera di Cornelio fu esaudita. Lui continuava a pregare, ma cadeva a terra, era dimenticata. No, fu esaudita. E l'angelo gli disse: Cornelio, le tue preghiere sono state esaudite. Alleluia. E così fu. Quante belle testimonianze, anche di qualcuno fra noi, non chiamo per nome, non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma quante belle testimonianze di sorelle e fratelli che hanno pregato quando nessuno gli aveva mai letto un versetto della Bibbia. E guarda un po' il caso, le concomitanze, dopo una, due, tre settimane, dopo un mese, qualcuno bussa alla porta, lo incontra, un Vangelo, un angelo. Gesù ti ama. Le nostre preghiere non rimangono mai inesaudite. Un cuore che ha bisogno, un cuore sincero, un cuore che grida con tutta l'anima dinanzi al Signore è sempre ascoltato. E mandò un angelo il Signore. La certezza che le nostre preghiere sono esaudite. Noi le dimentichiamo, ma il Signore non le dimentica. E guardate la bella chiarezza delle risposte divine. Vide un angelo risplendente, è scritto nella Bibbia che lo vide chiaramente, non lo immaginò, non vide un'ombra, non vide un'apparizione strana, lo vide chiaramente e si sentì chiamare per nome, Cornelio. Beh, una bella esperienza. Il Signore ci raggiunge nel segreto del nostro cuore, ma state pur certi che il Signore quando risponde non lascia mai adito ai dubbi. Estremamente chiaro. Cornelio ebbe paura, timore, disse: Signore, cosa c'è? Cosa sta accadendo? Che mi sta succedendo? Cornelio, le tue preghiere sono state esaudite, hai fatto l'elemosina, hai fatto del bene, questo è stato accettato dal Signore, ma non basta, tu ora hai bisogno di qualcosa di più, devi mandare a chiamare Pietro, perché l'opera di Dio in te deve essere completa. Già, l'opera di Dio in te deve essere completa. Io non so se dobbiamo aspettare che un angelo venga a casa, ma per intanto accontentiamoci di una semplice e un po' zoppicante predicazione. Ma l'opera di Dio in te è completa? Da buoni cristiani evangelici ci accontentiamo delle nostre preghiere elevate al Signore, del fatto che siamo timorati di Dio, che non facciamo del male, mettiamo l'offerta la domenica, è tutto lì? La grazia del Signore è tutta lì? Sono queste le cose che Dio ha preparato, che mai orecchio ha udito? Mi sembra un po' pochino. Nel nostro stadio evolutivo spirituale, bella espressione, a che punto siamo? Stiamo ancora nel bozzolo? Insomma, questa farfalla quando nascerà? Quando finalmente riusciremo a volare nati di nuovo e rigenerati dalla potenza dello Spirito Santo? Tu devi chiamare Pietro. Ma come, Signore, devo chiamare Pietro? Mi hai mandato un angelo? Visto che ci siamo, facciamo tutto subito. Non si può fare tutto qui, subito, immediatamente. E casa mia sarà una casa benedetta. Già, è vero, perché il Signore gli manda l'angelo, però? Perché gli angeli sono messaggeri, ma una cosa non riescono a fare. Non riescono a predicare l'Evangelo. Sapete perché? Perché loro, per una serie di motivi, non conoscono la potenza della redenzione in Cristo Gesù. Tu ed io, sì. Loro non possono dire: ho peccato, ero perduto, ho pregato e il Signore mi ha risposto. È vero, funziona.
Loro possono testimoniarlo, non possono dirlo l'ho vissuto nella mia vita. Tu hai bisogno di ascoltare Pietro. E quell'uomo non si ribella, dice sì, mandami Pietro, mandami Paolo, mandami chi vuole, io ho bisogno. Fin quando siamo sazi e tutti contenti del nostro bel cristianesimo, fin quando non diciamo come Cornelio, basta, non ce la faccio più, io voglio sentire Pietro, Paolo, chi ti pare, però basta che io ascolti la parola di Dio e tu trasformi la mia vita, noi non saremo mai cambiati. Sì, mandami Pietro. Tu manda a chiamare Pietro, gli dà l'indirizzo, il posto dov'è, tutto, e via, va via l'angelo. In quel momento, ecco che Cornelio non si pone delle domande, non pone del tempo, l'altro culto, l'altra riunione, l'altro cantico. Subito chiama un servitore e gli dice, mi è accaduto questo. È chiaro, tu vai in quel posto, ma ti prego portami qua Pietro. Ci sono fra noi giovani, ma non solo giovani, che continuano a postergare dopo, non un angelo, magari una semplice testimonianza, ma quest'opera divina non è completa, non si è mai farfalle, si sta sempre rinchiusi lì nel bozzolo. Tanti bozzoli insieme, tutti si fanno compagnia, diventa la Chiesa cristiana evangelica dei bozzoli. Ma non sono queste le cose che il Signore ha preparato. È scritto nella parola di Dio che chi crede in Gesù è una pietra vivente. Amen. Stasera deciditi e fai un passo avanti. Se nell'anima tua c'è questo desiderio sincero, impellente, non mi importa di Roma, non mi importa delle divinità, non mi importa niente, portatemi questo Pietro, portatelo qua e fatemi sapere cosa c'è altro da sapere. Fatemi sentire cos'altro c'è da sentire. E c'era tanto da sentire, perché una cosa ancora non sapeva Cornelio: che Gesù era venuto, che Gesù era morto, che Gesù era risorto e che Gesù era vivente. E manda lontano. Vedete quanta fede, quanta ubbidienza, quanta prontezza. Sii pronto stasera, siamo pronti stasera, sorelle e fratelli, e state pur certi che il Signore ascolterà la nostra invocazione. Arrivò Pietro, pure quello, scusate se lo chiamo con il pronome quello, pure Pietro, il Signore dovette convincerlo, perché Pietro non voleva andare da Cornelio perché aveva paura che si sporcava, era un pagano e quindi non era degno. Alle volte noi credenti abbiamo paura di annunciare l'Evangelo a tutti, ma il Signore portò pure Pietro, e quando Pietro arrivò, l'abbiamo letto, il centurione gli dice, questo mi è accaduto, ora per favore parla, qua c'è tutta la mia famiglia, ci siamo accomodati, i miei servitori, ora siamo qui, attenzione, usa un'espressione molto bella, siamo qui davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che il Signore, quindi non mi importa delle tue storie, il Signore ti ha comandato di dirci. E noi stasera perché siamo qua? Noi stasera perché siamo venuti? Erano aperti. Volevano solo quello e Pietro gli diede solo quello. L'opera completa, ma fu completa davvero. Domanda da esame: quando Cornelio fu rigenerato e fu salvato? Ma una cosa è certa: per spiegare a Pietro, agli ebrei di quel tempo e a noi oggi, che veramente quell'uomo e quella gente fu salvata, il Signore li battezzò nello Spirito Santo. Alleluia. Ci pensate, loro non lo sapevano cos'era il battesimo nello Spirito Santo, ma ci pensate. E Pietro rimase lì a bocca aperta e disse, ora li dobbiamo battezzare in acqua, che possiamo fare? Fratelli, non so se l'espressione è elegante, io metterei la firma se ad ogni servizio di culto, e non solo, il Signore ci lasciasse tutti a bocca aperta. Alleluia! Fu il primo, una storia bellissima.
fu il primo e alla fine non l'avevano mai visto prima Pietro, gli dissero: rimani con noi. E Pietro rimase lì per molti giorni, poi partì, ma Gesù rimase con loro per sempre. È la storia, l'inizio, il primo italiano convertito e noi dopo lui. Ma stasera, sorelle, fratelli, amici, chiediamo grazie al Signore affinché l'opera sua in noi sia completa. La tua preghiera fatta anni fa o mesi fa è stata ascoltata e forse esaudita in questo momento, nella misura che il nostro cuore è aperto e affamato, nella misura che gridiamo: Signore, siamo qui e vogliamo sapere, tu devi operare. Il Signore opera, salva, lo crediamo? Battezza nello Spirito Santo. Chiniamo il capo e preghiamo. Cantando il cantico 507. Amen. Oh Signor, mi salvasti dal mondo dove vivevo, mi puristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita, vita eterna tu m'hai dato alla croce quando moristi, e quella croce sul Calvario dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo dove gli altri possano bere, bere l'acqua, acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo dove gli altri possano bere, bere l'acqua, acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo dove gli altri possano bere, bere acqua, acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo dove gli altri possano bere, bere acqua, acqua viva, acqua che toglie la sete. Questa è la nostra preghiera. E questo è il nostro desiderio, essere strumenti di benedizione per gli altri.